Ciao ragazze, allora in questo video voglio parlarvi di, anzi non parlarvi, mostrarvi degli orecchini che mi hanno mandato. Si tratta di un'azienda che si trova in Malesia, ha un sito online che è earringsplanet.com, comunque metterò il link qui e nell'info box così potrete andare a vedere questi orecchini. E praticamente mi hanno chiesto se volevo che mi mandassero un po' delle orecchini per vedere se potevano piacermi o per segnalarveli. Loro avevano visto tra i miei video quello che ho fatto sui miei orecchini, quelli che ho. Avevano capito che mi piacciono tantissimo, cosa vera, perché li adoro e cerco di abbinarli sempre al trucco. Sono contenta perché me ne hanno mandato di tutti i colori. Allora, inizio con no, prima di farveli vedere vi dico quanto costano. Sono un paio di orecchini, 2,58 euro, quindi costano veramente pochissimo. Infatti ero molto contenta anche per questo, perché sono molto carini e costano veramente poco. Loro si trovano in Malesia, però spediscono in tutto il mondo. Il pacco ci ha messo esattamente 15 giorni ad arrivarmi. Allora, inizio a farvi vedere questi. Guardate che carini, sono. Il colore è bellissimo, è un blu scuro, molto molto bello. Sono fatti così. Ok? Poi, questi. Guardate questo rosa, che carino. A me piacciono belli colorati perché cerco sempre di abbinarli al trucco, alle scarpe. Avrete notato che io sono fissata, cerco di abbinare sempre quello che indosso. Questo è un rosa bellissimo. Per un trucco rosa, secondo me, sono perfetti. Sempre rosa, ci sono questi. Guardate. Molto carini anche questi. Poi questi neri che sono un po' più eleganti magari. Ok, così. Vedete? Spero si veda bene. Hanno tutti questi brillantini. Sono neri, molto carini. Poi questi che sono di quelli belli lunghi. Guarda. Guarda che carini questi. Molto carini anche questi. Tutti i fiorellini sotto. Poi questi che sono stranissimi. Guardate. Tutti particolari. Poi questi, comunque adesso ve li faccio vedere così perché non posso indossarli tutti. Nei vari tutorial me li vedrete su sicuramente, abbinati al trucco, ai vestiti. Anche questi sono carinissimi. Guardate che carini. Li vedrete su sicuramente, comunque capirete un po' come sono. Aspettate, questi qua penso di regalarli a mia mamma perché lei poi adora questo colore smeraldo, molto bello. Poi questi, anche questi molto particolari, sono a mezzaluna. Vediamo se riesco a farveli vedere. Vedete, a mezzaluna. Da tutti questi cosini rosa molto belli. E poi questi, guardate che carini. Ok, e adesso vi faccio vedere i cerchi, che sono stupendi, sono molto molto sexy secondo me. Allora, questi, guardate che carini, poi sono fatti molto bene per costare 2,58 euro e comunque essere bigiotteria. Sono fatti molto molto bene.
Non sono per niente male, guardate che belli. Questo è tipo stile Rihanna. Bellissimi. Poi questi cerchi neri, quelli grandi, vedete? Poi questi qua che sono particolarissimi, tipo anni 70, tutti colorati, molto strani questi, molto particolari. Poi questi, guardate che carini, con tutti i glitter, non so cosa sono, glitter, brillantini, rosa, guardate che belli. Aspettate, ecco. Guardate che belli che sono questi. Poi dei normalissimi cerchi invece. Così. Questi tutti macchiati, guardate che strani, piccolini, macchiati. Ok. Questi invece hanno tutte le perline verdi. Io li ho presi verdi, ma ci sono anche di altri colori, se non sbaglio. Ci sono tutte queste perline verdi, tutte arrotolate intorno. Vediamo se si vede bene. Molto bene, non vedo l'ora di metterli su con un trucco, questo qua con un trucco verde, dovrei stare, oddio, belli grandi, sottilissimi, guardate, opla, no, così non riesco a farlo vedere, un po' così si capisce come sono fatti, molto, molto carini. E se non sbaglio i cerchi sono finiti. Poi, adesso invece vi faccio vedere quelli un po' più eleganti, diciamo. Allora, inizio con questi. Guardate, che carino, c'è il fiocchetto. Sotto c'è questa palina marroncina, sì. Guardate che carino. Eccolo, molto bello. Capisco perché fa luce e poi diventa buio. Comunque andiamo avanti. Poi ci sono questi. Questi ok. Sono un po' più eleganti, un po' più fini. Poi questi sono stupendi. Questi mi piacciono particolarmente. Guardate. Sono rossi, così. Molto molto belli. Vedete? Questi sono stupendi proprio. Se non sbaglio erano nella categoria Glamour, se ricordo bene. Poi questi stranissimi, psichedelici proprio, è un blu elettrico. Vedete come sono tutti, tutti particolari, strani, molto carini. Poi ci sono queste stelline molto molto belle, che sono di un viola bellissimo. Vedete come sono fatte tutte con questi fili intrecciati, bellissimi, che questi mi piacciono particolarmente. E poi ci sono questi, si possono indossare tutti i giorni, sono meno particolari, un po' più normali. Vedete, rosa. Poi questo verde, guardate che bello questo verde, ci sono tutte le perline, molto molto bello. Guardate
A me piace il rumore che fa, non so perché. Infatti ogni volta che metto degli orecchini fatti così, faccio apposta a muovere la testa perché mi piace sentire questo rumore, non so perché. Mi piace un sacco. Anche per i bracciali, infatti li prendo con i ciondoli perché adoro questo rumore. Sono smailonata. Comunque, poi ci sono questi altri e vedete che è uno. Perché mia mamma, appena ha visto tutti questi orecchini, mia mamma è pazza come me per gli orecchini, per la bigiotteria in genere, nel senso anche collane, bracciali. Invece ho una preferenza per gli orecchini, infatti non mi vedete mai collane e poche volte indosso bracciali. Invece gli orecchini li adoro proprio e lei, ovviamente, appena ha visto tutti questi orecchini, ha iniziato a dire questo lo prendo io, questo lo prendo, questo lo prendo io, se ne è provato uno. E non me l'ha più ridata. Ce l'ha lei. Ha un orecchino. Vabbè, comunque vi faccio vedere questo che è rimasto. Vedete, sono queste tre perline. Viola, viola lila. E niente, sono carini. L'altro ce l'ha mia mamma. E vabbè, glieli regalerò. Poi. Ok, poi vi faccio vedere gli ultimi 5 paia di orecchini che sono un po' più per adolescenti, diciamo. Allora, ci sono queste chiavi rosa, troppo carine. Io non sono adolescente, non più purtroppo, però mi piacciono lo stesso. Infatti li ho scelti io. Guardate. Ah, sì, si vede un po'. Sono queste chiavi rosa, carinissime. Molto carine. Poi queste due rose rosse. Questi sono perfetti da mettere tutti i giorni per andare a fare un giro, per andare a scuola, non lo so. Guardate, queste due rosoline rosse sono bellissime. Mi piace un sacco. Queste con il rossetto rosso, ad esempio, secondo me stanno da Dio. Poi questi stranissimi, guardate, altri due fiorellini che è un grigio scuro verde, no, grigio petrolio. Guardate, anche queste sono due rosoline, sì. E infine questi. Questi due fiorellini e basta, credo di, anzi no, basta, devo farvi vedere quelli che ho io adesso, che ho su. Praticamente vedete che questa rosa, una rosa grande, nera, fatta tutta così, tutti gli spazi vuoti, non riempita, è molto molto carina e dovreste riuscire a vederla di profilo per vedere quanto è bella. Comunque me la tolgo, ve la faccio vedere perché è carinissimo, guardate. Molto molto particolare, non, almeno io personalmente non ne ho visti in giro, fatti così. Molto carino. E questi erano gli orecchini. Io ho detto il prezzo 2,58 euro, il sito che è linksplanet.com, andate a fare un giro, vedete se c'è qualcosa che vi piace. O se vi è piaciuto qualcosa di quello che io vi ho fatto vedere. Loro sono carinissimi, le cose costano veramente poco, meno di così non oso immaginare. E la spedizione sono 15 giorni, almeno io personalmente 15 giorni ci ho messo ad arrivare. E sto pensando se devo dirvi qualcos'altro. Se non sbaglio, sul loro sito, tra l'altro, c'è un'offerta. Se superate le 35, no, 35 dollari di spesa, vi regalano un braccialetto. Comunque nella pagina, nella home page, vedete tutto, c'è scritto tutto, è tutto molto chiaro, avete anche tutte le varie categorie, quindi andate a fare un giro, vedete se c'è qualcosa che vi piace. Tutti questi orecchini comunque me li potrete vedere meglio su durante i video, perché adesso mostrandoveli così riuscite a capire, ma non più di tanto, perché
Invece quando faccio i tutorial con magari il trucco abbinato potete apprezzare. E basta, credo di avervi fatto vedere tutto, avervi detto tutto. Noi ci vediamo la prossima volta, magari in un prossimo video per orecchini, visto che mi piacciono. E niente, ciao a tutte! Allora, mi sono dimenticata di dirvi una cosa che può interessarvi. Gli orecchini che ordinerete arriveranno in una scatola di cartone come questa. Loro lo riempiono di polistirolo, vedete? E infatti a me sono arrivati tutti integri, quindi non hanno riportato nessun danno, non si sono rovinati durante il viaggio. E dovrebbero arrivare anche voi così perché c'è un bel imballaggio. Questo no, ve l'ho detto perché comunque, visto che sono orecchini, sono cose fragili, comunque che possono rompersi, è importante. E niente, basta. Adesso ho detto veramente tutto, ci vediamo veramente la prossima volta. Un bacione a tutte, ciao!